Eccoci qui, pronte per un nuovo episodio insieme. Ciao e benvenuta in Cosmic Guide, la mia rubrica astrologica per risvegliare la tua divina essenza come guida per te stessa e anche per gli altri. E se ancora non mi conosci, io sono Jessica Pellegrino, mi definisco una Divine Manifestor e ti guiderò in questo viaggio multidimensionale dove uniremo astrologia, manifestazione e maestria cosmica per rendere la spiritualità. Una pratica concreta e l'energia universale è il tuo canale di manifestazione e crescita, sia personale che imprenditoriale. E a partire dal 2 luglio alle 14:50 anche Mercurio ha il suo transito meraviglioso, e nel suo caso entra nel segno del Leone, portando con sé un'energia vivace e comunicativa. Infatti, Mercurio, essendo il pianeta della comunicazione, del pensiero e dell'intelletto, con questo transito va a muoversi in un segno di fuoco, ovvero il leone, che è noto per la sua creatività, per il suo entusiasmo e la sua voglia di esprimersi. Quindi, questo transito influenzerà il modo in cui noi pensiamo, ma anche il modo in cui parliamo. Il modo in cui comunichiamo e ci incoraggia a esprimere noi stesse con più fiducia e carisma. Ma andiamo adesso ad approfondire qual è il significato di questo Mercurio in Leone. Infatti, Mercurio è. Quando passa nel seno del Leone è un transito che va ad amplificare la nostra capacità di comunicare con passione e creatività. Il Leone è governato dal sole ed è associato all'espressione di sé, alla leadership e anche al desiderio di essere riconosciute. Quindi quando Mercurio attraversa questo segno, vediamo che il nostro pensiero diventa più audace, le nostre parole diventano più potenti e la nostra comunicazione più vibrante. È un periodo in cui noi sentiamo mh, la chiamata a condividere le nostre idee entusiasmo e a usare la nostra voce per ispirare gli altri. Ma come potremmo percepire questa energia? Durante questo transito potremmo percepire un aumento del desiderio di esprimerci in modo creativo e di attirare l'attenzione attraverso le nostre parole. Potremmo anche sentirci più sicure e pronte a prendere la parola in pubblico e condividere anche le nostre opinioni con assertività, ma anche esprimendo le nostre idee con un certo entusiasmo entusiasmo, potremmo anche sentirci più ambiziose e desiderose di ottenere dei riconoscimenti per il nostro contributo di idee e per le nostre parole. Come possiamo andare a vivere questa energia? Allora, intanto per vivere al meglio l'energia di Mercurio in Leone è importante abbracciare la nostra creatività e comunicare con fiducia. Questo è il momento ideale per presentare idee innovative, per parlare in pubblico, per scrivere e per esprimere la nostra individualità attraverso vari mezzi di comunicazione. Quindi la divulgazione sarà il tema cardine di questo periodo meraviglioso ed è anche un buon momento per assumere dei ruoli di leadership e per motivare ed ispirare gli altri con la nostra visione. Quindi, siamo chiamate a fare grandi cose con questo Mercurio in leone. E adesso passiamo a dei consigli cosmici per risvegliare la nostra guida interiore. Innanzitutto possiamo attingere ai quattro pilastri della manifestazione per manifestarci appunto nella nostra essenza più autentica. E se ancora non l'hai fatto puoi attingere a questi pilastri leggendo il mio libro di Strong. Possiamo assumere anche dei ruoli di leadership. Uh, andando a scoprire come, nel caso in cui ci viene data l'opportunità di guidare un gruppo di persone o comunque guidare gli altri verso. Una crescita collettiva possiamo accettarla con entusiasmo, possiamo usare il nostro carisma e la nostra capacità di comunicare per ispirare e motivare gli altri. E inoltre Mercurio in Leone è anche un buon momento per lavorare sulla fiducia in noi stesse. Quindi possiamo ricordarci il nostro valore e non aver più paura di mettere in mostra le nostre capacità e i nostri talenti. Quindi Abbraccia la tua creatività e trova modi per esprimere le tue idee e i tuoi pensieri in modo audace e autentico. Che si tratti di scrivere, di parlare o di creare, usa questo periodo per mostrare finalmente chi sei. E un altro suggerimento che mi sento di portare è quello di usare il tuo potere di comunicazione per influenzare positivamente gli altri. Quindi sii persuasiva ma anche rispettosa. Usa la tua voce per portare cambiamenti positivi nel mondo. E inoltre... Per concludere in bellezza, vediamo che il leone è un amante del divertimento e quindi possiamo imparare a trovare piacere in quello che facciamo e lasciare che la nostra passione possa brillare in ogni conversazione e in ogni progetto che scegliamo di seguire. E adesso passiamo a un'estrazione delle nostre amate rune e anche di una carta dei tarocchi. Cominciando dalle rune, la runa che ho estratto per voi è questa qui. Si chiama Ansuz ed è la runa associata a Odino e anche alla comunicazione divina, quindi questa runa rappresenta la parola, l'ispirazione e la saggezza e durante Mercurio e Leone vediamo che Ansuz ci invita a comunicare con chiarezza e a cercare l'ispirazione divina nelle nostre parole e a questa runa che possiamo come sempre utilizzare nelle nostre pratiche, possiamo disegnarla anche addosso sulla pelle, possiamo disegnarla sui nostri progetti, ovunque desideriamo, ci può accompagnare con questa energia meravigliosa. E estraendo una carta dei tarocchi, ecco che. Non poteva mancare la carta del carro. Questa carta rappresenta la vittoria, la determinazione e il controllo. Quindi vediamo che questa carta dei tarocchi ci incoraggia a prendere il controllo della nostra comunicazione e a muoverci avanti con fiducia e determinazione. E vediamo che durante Mercurio e Leone il carro ci spinge a usare la nostra voce. Per guidare e ispirare gli altri, mantenendo sempre la direzione verso i nostri intenti più grandi. Quindi fatemi sapere se le informazioni che ho trasmesso risuonano. E intanto ti do appuntamento a domani, dove andremo a parlare della Luna Nuova in Cancro. Quante energia e movimento in questi giorni, ma ti aspetto anche per il mio corso che ho appena lanciato, ovvero Manifesting Elevation, il corso che ti aiuterà a integrare tutti gli strumenti presenti nel mio libro Strong e ti aiuterà a guidarti verso la tua pratica di manifestazione e per tutta l'estate come già ho avuto modo di raccontare ho pensato di proporti una promozione speciale potrai avere il corso con in regalo la versione cartacea del mio libro Strong a soli 55 euro anziché 88 trovi il link nella descrizione proprio qui sotto oppure ti basta andare sul mio sito jessicapellegrino.com nella sezione corsi e sessione trovi proprio Manifesting Elevation mi raccomando ti aspetto e intanto grazie per essere rimasta qui con me ci vediamo domani. Un bacio grande. Ciao!